siamo a Sanremo. Grazie mille della linea, Alex e Fausto. È proprio vero, qui nella nostra postazione di Radio Bruno abbiamo Chiara. Ciao, ciao a tutti. Benvenuta. Allora, grazie. Straordinario, di nome, di fatto e di titolo, un pezzo bellissimo. Grazie, sono molto contenta di questo. Infatti, secondo me, magari per andare a Sanremo ci vuole un pezzo straordinario. Brava. Sì. Poi so che a te piace avere nel titolo un'unica parola. Mi piace, mi piaceva proprio l'idea, questa idea qui, insomma, dell'unica parola semplice. Poi straordinario è una parola anche che non usiamo molto, diciamo altre cose. È vero. Se dobbiamo dire wow. E poi non hai mai cantato d'amore, questa volta invece canti. Così direttamente no, e quindi ho pensato comunque che fosse il posto giusto, il Palco dell'Ariston, per fare una cosa così importante per me la prima volta. Tua seconda partecipazione a Sanremo, sì. Come sta andando? Beh, rispetto alla prima volta, comunque, che ero appena uscita da un talent, quindi non avevo avuto comunque tempo per capire che cosa, dove volessi andare, insomma, in generale. E adesso, dopo un anno e mezzo di lavoro, dopo il progetto dell'album Giorno di Sole, straordinario, questo straordinario è un po' la ciliegina sulla torta di tutto un progetto più lungo. Come ti stai preparando alla serata di questa sera e domani, la finalissima? Non mi sto preparando perché sto girando come una trottola. Cioè, è vero. Se potessi prepararmi sarebbe più bello. Ci vuole molta concentrazione, magari la trovi prima di salire sul palco. Sì, cerco di stare abbastanza tranquilla almeno un paio d'ore prima, ecco, sì, quello almeno. Ci vuole. Tra l'altro io mi ricordo lo scorso Sanremo che ti agitavi tantissimo quando dovevi cantare. Ma anche adesso. Adesso tra l'altro mi agito anche di più, perché adesso ho capito un po' di più quanto può essere positiva questa possibilità. Durante i tuoi live c'è sempre il nanetto da giardino vicino al palco. Adesso qui me lo porto in camerino. Ah. Me lo porto in camerino, me lo metto in borsa e quindi giro con le cuffiette per gli ear monitor e il nano. Ha un nome? No. No. Quindi vabbè, sta sempre lì e ci lui fa piacere. Mi porta fortuna e mi fa piacere, sì. Mi ha portato fortuna finora. Il più bel messaggio che hai ricevuto dopo queste tue esibizioni? Allora, devo dirti che le cose che mi fanno più piacere, perché sono strane e inedite per me, sono i complimenti sui vestiti. Perché non mi era mai successo, cioè il mio percorso, diciamo che non è che si concentravano molto, ecco, sui vestiti. Invece adesso mi dicono questo e siccome è strano, grazie. Insomma. Quindi una cosa in più che mi fa molto piacere. Allora, per tutti gli amici della radio, le avete vista comunque con dei colori fantastici, soprattutto la prima serata in giallo. Per gli amici invece della televisione, davvero, della nostra televisione Radio Bruno TV, davvero, cioè, è una linea meravigliosa, cioè già altissima, ti troviamo in splendida forma, quindi cosa... complimenti. Vedi, mi sto prendendo tutti questa settimana per tutti quelli che non ho preso. Una Chiara più al femminile. Allora, grazie una mille più al femminile, sì. Di essere grazie stata con voi. Noi, davvero. Grazie. È stato un piacere, salutiamo tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao! Ciao a tutti!